Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Ad ogni modello della serie Narzo, Realme ha sempre riscosso un buon successo, soprattutto nel mercato dei smartphone economici. I Narzo sono noti per offrire buone prestazioni a prezzi accessibili. Dopo aver provato i Narzo 50i Prime e 50 Narzo 5G, oggi diamo un'occhiata alla variante Realme Narzo 50a Prime. Prima di andare avanti, vi invito come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto gli amici di digitabili.blog e gli amici di Malati di Smartphone. All'interno della confezione, davvero scarna, troviamo solamente lo smartphone, spillino per i vano SIM, classici libretti di istruzioni e solo un cavo di ricarica USB tipo C. Non abbiamo né cover e né caricabatterie all'interno. Realme Narzo 50A Prime è costruito abbastanza bene, con un frame in metallo e un retro in policarbonato lucido, con dei bellissimi giochi di luce. È disponibile in due colorazioni, una flash black e una flash blu. Il peso è di 192 grammi e le dimensioni sono abbastanza generose. Parliamo di 164,4 x 75,6 x 8,1 mm di spessore. Analizzando bene lo smartphone, troviamo nella parte destra il tasto di accensione e spegnimento che integra i sensori delle impronte digitali, che è abbastanza veloce e preciso. Nella parte sinistra abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM più una micro SD. Abbiamo il bilanciere di volume. Nella parte inferiore abbiamo il jack da 3,5 mm, primo microfono, porta di tipo C e altoparlante del sistema che purtroppo è solamente mono. Nella parte superiore non abbiamo nulla. Sul retro abbiamo il modulo delle fotocamere con il doppio flash LED. Il display è un IPS da 6,6 pollici di diagonale, in risoluzione Full HD Plus, con refresh rate purtroppo fermo a 60 Hz e con una luminosità massima fino a 600 nits. Anche se non è un display in tecnologia AMOLED, il pannello di questo Narzo 50 Prime è davvero bello. I colori sono buoni, con una buona definizione, perfetto per giocare o goderci qualche film. Peccato solo per l'audio, che è solo mono, ma abbastanza potente. Parlando invece di hardware, abbiamo il processore Unisoc Tiger 612, octa-core da 1,8 GHz a 12 nanometri, affiancato da una CPU ARM Mali G57, da 4 GB di RAM LPDDR4X e da 64-128 GB di storage UFS 2.2. Questo SoC ha delle buone performance e un'ottima efficienza energetica. Nell'uso quotidiano si comporta bene e non scalda mai. Bene anche la connettività, abbiamo il supporto al Dual SIM 4G LTE. Abbiamo il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.0, i vari GPS, purtroppo non è presente l'NFC. Bene anche la batteria da 5000 mAh, che garantisce quasi un giorno e mezzo con uso stress. La ricarica è a 18 W, ma purtroppo dovete comprarvi un caricabatterie a parte. Ancora non capisco questa scelta di non inserire le caricabatterie oppure la cover all'interno delle confezioni. Il comparto fotografico di questo Realme Narzo 50 Prime è composto da una principale da 50 megapixel f1.8 non stabilizzata, da un inutile 2 megapixel f2.4 per le macro e da un scandaloso 0,3 megapixel f2.8 per l'effetto bianco e nero. E poi abbiamo la selfie camera da 8 megapixel f2.0. Di giorno, con il sensore principale, gli scatti sono buoni, ottimi colori e un buon bilanciamento complessivo della scena. Di notte la qualità cala. L'assenza di una stabilizzazione ottica si sente e dovete avere la mano ferma per effettuare uno scatto decente. La modalità notturna fa quel che può, ma non aspettatevi miracoli. Gli altri due sensori sono inutili e servono solo a far numero. La selfie camera va bene di giorno, ma meno di notte. I video invece vengono registrati fino al 1080p a 30 fps senza nessuna. Thank you.
Parlando invece di software, abbiamo a bordo Android 11 in versione Go, con le patch sicurezza aggiornate a luglio 2022 e basata sulla Realme UI R Edition, una versione più leggera, quasi stock, che permette a questo NAS 50 Prime di girare abbastanza bene. Abbiamo il tema oscuro, le gesture, non abbiamo una modalità gioco, ma potete comunque giocare senza problemi a giochi come Call of Duty, ovviamente con impostazioni basse, oppure ad Asphalt 9 con impostazioni medio-alte. Potete trovare questo Realme NAS 50 Prime intorno alle 139 euro. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione. Per concludere, se hai un budget basso, non hai bisogno di usare giochi pesanti e ti piace uno schermo a risoluzione elevata e ti piace uno smartphone da design sottile e di ottima qualità, posso dire che il Realme NAS 50 Prime è lo smartphone che fa per te. I punti di forza sono senza dubbio il prezzo, l'autonomia e il display ad alta risoluzione. I punti deboli sono la confezione che è davvero scarna, il reparto fotografico si poteva fare qualcosina in più e nel 2022 almeno un Android 12, anche in versione Lite, è d'obbligo. Ma calcolando il prezzo comunque di 139 euro, direi che è un buono smartphone. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti.